è Sport. Solo su Rete Sport. Al secondo giorno del ritiro austriaco, la Roma torna a calcare i campi di calcio dopo la tournée americana, le sconfitte con il Manchester United e l'Inter, le vittorie con il Liverpool e il Real Madrid. La Roma in terra austriaca torna a giocare, a battere 5-0 l'Eltendorf in una giornata segnata anche dalla prima sessione degli autografi, il primo contatto tra la squadra e i tifosi. Gervinho e Uchan hanno mandato in delirio i presenti nel parco sportivo di Bad Waltersdorf. Oggi invece doppia seduta, la prima chiusa al pubblico e appunto anche ai tifosi e alla stampa. Per quello che riguarda invece il pomeriggio, ci sarà la prima seduta aperta ai tifosi e anche a noi giornalisti, quindi vedremo da vicino i progressi registrati dalla squadra di Rudy Garcia. Ci troviamo allo Sportplatz di Eltendorf, dove la Roma ha appena battuto la squadra di casa per 5-0. Dopo le reti di Gervinho sono arrivate le doppiette di Capitan Totti e di Somma. Non ce ne voglia il giovane ragazzo della primavera, ma il cucchiaio del capitano è impreziosito davvero. Una partita sicuramente molto divertente. Mi sembra che l'aspetto più importante, caro Andrea, sia stato quello del minutaggio che ha voluto mettere evidentemente nelle gambe dei giocatori Garcia. Ha tenuto in campo la squadra titolare per quasi tutta la partita, risparmiando solo qualche minuto. Hanno giocato, se non sbaglio, 65 minuti solo Torosidis e Gervinho, che erano la prima prova della stagionale con la maglia della Roma, e credo che questo sia l'aspetto più importante di questa partita. Garcia ha preso l'impegno sul serio, ha dato minutaggio ai suoi giocatori, ha fatto lavorare gli altri come se fosse una normale seduta di allenamento, e ci siamo goduti anche qualche prodezza.